E certo, voi direte, ma che parli di decoro e di sicurezza, di legalità, che ci abbiamo al Ministero degli Interni la Lamorgese. No, appunto. Dice Mario Draghi che la Lamorgese sta facendo un ottimo lavoro. Ma non è l'unico che lo pensa, fermi tutti. Non è l'unico che lo pensa. Lo pensano anche gli scafisti, che hanno scaricato sulle nostre coste 80.000 immigrati clandestini dall'inizio dell'anno. Lo pensano anche i fattoni di tutta Europa, che quando dovevano scegliere dove venire a organizzare un maxi rave illegale, hanno fatto le chat e si sono interrogati: dove lo famo? Lo facciamo in Germania? No, che sei matto, ci sgombero dopo 5 minuti, andiamo in Francia, ma che sei matto, hai visto Macron? Facciamo in Ungheria, sì, capirai, c'è ormai. Ragazzi, andiamo in Italia dove c'è la Lamorgese che fa un ottimo lavoro. E infatti la Lamorgese li ha scordati, perché potessero liberamente bivaccare tra morti, stupri, droga libera, assembramenti, devastazione di un'area protetta. Oh, se ne sono andati da soli, perché la Lamorgese ci aveva da fare. La Lamorgese stava perquisendo le case di chi manifesta contro il Green Pass. La Lamorgese stava multando i ristoratori con 500 euro cada uno che manifestano contro i provvedimenti del governo, e di questi manca bestia non si poteva occupare. Allora, secondo me, la Lamorgese non è un ministro che fa un ottimo lavoro, ed è la ragione per la quale noi stiamo cercando di raccogliere le firme per una mozione di sfiducia che da soli non abbiamo i numeri in Parlamento per presentare, però voi potete firmare anche qui in piazza per chiedere ai parlamentari di firmare la mozione di sfiducia, così ciascuno si assume le proprie responsabilità. Perché io voglio un ministro agli interni pagato per far rispettare le regole, non per coccolare chi ci sputa in faccia.